Lo chiamavano bocca mafiosa, portava l'amore, portava l'amore. Lo chiamavano bocca mafiosa, portava le gnocche a Villa Certosa. Appena egli scese in campo contro le forze della sinistra, tutti si accorsero in un istante che era un colluso e un piazzista. Chi fa politica per un ideale, chi se lo sceglie per professione, bocca mafiosa nell'uno o nell'altro, ma per scampare alla prigione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie e a frequentare le minorenni fino a tradire la propria moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca mafiosa subì l'affondo con gli scoop della Repubblica e di giornali di tutto il mondo. Ma tutti gli uomini del presidente, con una strategia surrettizia, sui TG e nelle televisioni non diffondevano la notizia. Pa 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 ra da da da. Pa 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 ra da da da. Si sa che la gente mantiene il silenzio, come Mills fece per l'assistito. Si sa che la gente mantiene il silenzio se tale silenzio è retribuito. Ma una escort mai stata ministra, che le parole del premier registra, si recò alla procura di Bari a testimoniare sui loschi affari. E rivolgendosi al cavaliere e all'avvocato suo faccendiere, disse: le cose che ho rivelato saranno valutate da un magistrato. E quelli andarono al giornale e rilasciarono un'intervista. La schifosa c'ha qualche mandante, sicuramente un comunista. Ed arrivarono ad infamarmi questi cosacchi, se qualcuno vuole incastrarmi risponderò con le mie armi. Il senso etico non è una dote di cui siamo colmi politicanti, ma quella volta a difendere Silvio non si schierarono tutti quanti. Pa 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 ra ta ta ta. Pa 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 ra ta ta ta. Dietro al suo culo c'erano tutti Minzolini, Fede Gasparri, con una lingua talmente asciutta che sembravano dei ramarri. Ad osannare chi per 30 anni con le sue imprese, ad osannare chi per 30 anni condiziona tutto il paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: candidami alle europee, te la darò prima di sera, se mi fai far carriera. Gli scandali di Berlusconi, che sian tangenti o che sian condoni, nella Repubblica delle Banane durano soltanto 2 settimane. E all'occasione successiva con altre zoccole si divertiva, e per questo viene radiato pure il nostro caro Battiato. Persino il parroco lo disprezza per la sua lotta all'immigrazione, lo spot effimero alla monnezza, il nucleare e la sicurezza. E con Obama presidente è inevitabile il paragone, allora un giovane vincente, a noi un maniaco col pannolone.